una campagna elettorale in combo. No, io ci tenevo moltissimo a intervenire oggi, voi sapete, molti di voi mi conoscono, per 4-5 anni sono stata responsabile dei diritti migranti per il partito di Bologna, quindi mi sono occupata di questi temi e di battaglie ne abbiamo fatti tanti in questi anni. Io sono particolarmente felice di un aspetto, che oggi siamo veramente in tanti in questa sala. Non sempre è stato così in questi anni e penso che questo sia già un segnale importante. Importante perché quello che diceva prima Khalid, non possiamo perdere questo treno, lo sappiamo tutti, ne siamo consapevoli e penso che in molti sappiamo anche di essere abbastanza vicini a questo primo risultato, a vincere questa prima battaglia. Quindi è importante essere qui stasera per essere vicini a Marilena, a Sandra, a chi ci porta avanti queste banche leader in prima linea da anni su queste battaglie, perché dobbiamo essere presenti per essere sicuri di portare a casa questo primo risultato, sapendo che poi le battaglie sono tante altre, ma intanto portiamo a casa questo primo risultato. E il fatto di aver fatto informazioni in questi anni è stato importante. Abbiamo fatto la campagna L'Italia sono anch'io, abbiamo cercato di pubblicizzare il più possibile il documentario 18 Ius Soli, l'ho fatto Teresa nelle scuole, io l'ho fatto nelle feste dell'unità, perché veramente c'è tanta disinformazione, i cittadini non conoscono i veri problemi che i migranti si trovano ad affrontare. Allora prima gli interventi che abbiamo sentito prima, quello di Fabian, quello di Iora e di tanti altri, devono essere pubblicizzati, perché solo così le persone possono rendersi conto dei problemi reali che loro si trovano ad affrontare tutti i giorni. E di questi noi ci siamo occupati in consiglio provinciale, lo ricordava prima Bushaib, con il consiglio degli stranieri, nel partito col forum immigrazione, e la battaglia va veramente affrontata giorno dopo giorno. Noi abbiamo provato a mettere onestamente sia la questura che la prefettura a chiamare in commissione per affrontare con loro questi temi, abbiamo fatto degli ordini del giorno, il centrodestra non è mai tanto collaborativo, però su alcuni ordini del giorno abbiamo raggiunto l'unanimità, anche sui tempi di risposta della questura e della prefettura su certi temi. Purtroppo la questura e la prefettura non si sono mai presentati in commissione e con noi eravamo una commissione consigliare di un'istituzione del territorio, non si sono mai presentati, anzi ci hanno risposto che non era nel loro interesse venire a discutere con noi di questi temi. Però dobbiamo continuare a chiamarli nelle istituzioni, continuare a metterli con le spalle al muro, perché dobbiamo capire il perché ci sono dei tempi di attesa così lunghi, il perché non stanno funzionando, il perché quando i migranti vanno a fare le file vengono insultati e trattati male, perché anche questo succede in maniera abbastanza continuativa. Quindi quello che la mia proposta, continuiamo a fare delle battaglie dal basso. L'Italia sono anch'io ha dato un risultato importante, ci ha portato nelle condizioni di poter portare avanti con molta più forza questa battaglia anche in Parlamento. Dice prima Khalid ha ricordato tutti i temi su cui ancora dobbiamo lavorare. Facciamolo dal basso, facciamolo raccogliendo delle firme, facendo informazione, come partito spendiamoci, lo stiamo facendo, Sonia lo sta facendo benissimo, continuiamo a spenderci veramente con forza, perché se noi lo facciamo dal basso coinvolgendo le persone e facendo informazione poi i risultati ci sono, e i social network ci possono aiutare anche a far girare gli interventi che prima abbiamo ascoltato e che possono veramente aprire gli occhi delle persone su questi temi. Infine abbiamo fatto le battaglie sul CIE, anche per il bando al ribasso che è stato portato avanti e che è ovvio che crei una serie di problemi, non solo il fatto che si pongano le condizioni per una vita ancora più disumana dentro il CIE, ma anche il fatto che si apra la porta a delle cooperative e quant'altro che di solito, voglio essere elegante, però possono promuovere lavoro in nero, possono promuovere delle condizioni non legali. Quindi noi dobbiamo cercare di capire che queste cose vanno denunciate e vanno combattute, e quindi anche sul CIE non abbiamo ancora vinto fino in fondo la battaglia. E infine ancora, abbiamo l'Emilia Romagna, ha un programma triennale, lo ha votato ad aprile di quest'anno, programma triennale 2014-2016 per l'integrazione multiculturale, che è un programma avanzato e che manca a livello nazionale, quindi cerchiamo di esportare delle eccellenze che noi riusciamo a sviluppare sul nostro territorio, perché c'è una cultura più avanzata su questi temi, lavoriamoci ancora ma cerchiamo di esportarle anche a livello nazionale, perché è importante anche qui cercare di condividere quelle altre regioni con il livello nazionale queste best practice. E infine, appunto, come si diceva prima, noi non dobbiamo concedere i diritti, dobbiamo far sì che vengano riconosciuti quei diritti che sono veramente la base della democrazia. E quindi su questo l'unico messaggio che posso lasciare a chi sta in Parlamento è andiamo avanti con coraggio per portare a casa dei risultati su tutti questi temi che noi ci stanno a cuore.
Grazie.